Allora, la mia esperienza è stata incentrata completamente nell'anno 2015, quindi l'anno scorso, l'anno passato, ed è durata 84 giorni. Ho attraversato 6 nazioni, ho percorso 4.300 km in totale e circa una sessantina di media giornaliera, sempre correndo. Ho trainato un carretto pesante circa dei 30-35 kg proprio per essere in completa autonomia. Questa è stata una mia scelta fin da subito. E sono partito appunto dal mio paese nativo, quindi Galliera Veneta, e sono arrivato a Capo Nord l'11 luglio del 2015. È stata un'esperienza fantastica sia dal punto di vista fisico e mentale, per anche la ricerca un attimino dei miei limiti e la ricerca dell'essenza, no, del vero Andrea. Ho avuto un sacco di tempo per meditare, soprattutto in Lapponia, quando non ho trovato qualsiasi essere vivente che non fosse una renna o un'alce per circa una dozzina di giorni. Ma anche è stato molto formante dal punto di vista umano, perché ho fatto degli incontri e delle conoscenze veramente fantastiche. Durante questa avventura ho avuto un dispendio ovviamente calorico ed energetico molto molto alto, molto elevato. E, durante il mio percorso, principalmente anche da buon italiano, ho preferito alimentarmi nei pasti ovviamente principali, quindi alla sera soprattutto con pasta e cereali come il farro e il kamut. Questa scelta si è rivelata molto molto buona, perché non ho mai avuto un calo di tensione, un calo di energia durante la mia prestazione atletica, e soprattutto posso anche dire di aver perso 1 kg solo in 4.300 km di corsa. Quindi si è rivelata una scelta davvero davvero ottima insieme all'alimentazione vegetale.